ed è con noi Tommaso Giuntella, presidente del PD Roma. Tommaso, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, buongiorno Tommaso, ben trovato. Ti abbiamo contattato insomma perché le tue parole di ieri sulla delibera per Tor di Valle hanno regalato un po' di ottimismo, no? In un momento per la città di Roma e per il comune di Roma, come dire, quasi drammatico per quello che sta avvenendo fuori, per anni e anni di amministrazione, da quello che sta avvenendo fuori addirittura criminale. Tommaso, qual è la situazione invece per quanto riguarda lo stadio della Roma? Ci spieghi un po' quali sono i passaggi e cosa avverrà? Allora sì, molto semplicemente, prima che uscisse poi tutto questo polverone indegno a cui abbiamo assistito, sappiamo che la delibera doveva essere votata entro due consigli. C'era un consiglio che doveva affrontare 5 o 6 delibere e quello successivo, in cui era già calendarizzato lo stadio della Roma, che nel frattempo è stato in questi mesi discusso in tutte le commissioni. Allora, ovviamente uno dei principali personaggi toccati da questa inchiesta era il presidente dell'Aula, che si è dimesso, quindi c'è stato un passaggio, si è fermati per un attimo, qualche giornale ha scritto addirittura che a questo punto per lo stadio se ne sarebbe riparlato nel 2015. Invece, per fortuna, proprio nella seduta di ieri sera è stato votato il nuovo presidente dell'Aula, che si chiama Valeria Baglio, una bravissima consigliera comunale, e quindi niente, i lavori ripartono immediatamente. Ci sarà una prima seduta in cui si parlerà di altre cose, c'è una serie di priorità che erano già in discussione, e poi nella seconda seduta, quindi, che non è ancora stata convocata ma sicuramente sarà convocata prima di Natale, si discuterà dello stadio. E si voterà insomma questa delibera, e a quel punto poi la palla passerà alla regione, come sappiamo. Non so adesso se hai, come dire, gli elementi per valutarlo, ma pensi che questa maxi inchiesta su Mafia Capitale possa avere delle ripercussioni sui tempi di costruzione dello stadio della Roma, o non c'entra nulla? No, assolutamente no, perché per un semplice motivo, perché la Roma, io l'ho sempre detto pubblicamente, ho avuto anche il piacere di parlarne con la dirigenza, con la società, con Mark Pannes, hanno fatto un lavoro scrupolosissimo quando hanno iniziato a occuparsi dello stadio e hanno messo in piedi questo progetto, per cui sono stati attentissimi a lavorare, a decidere di collaborare con i soggetti migliori, a avviare procedure trasparenti, per cui sicuramente non c'è nessun il progetto della Roma non ha nulla da temere. Potrebbe temere magari qualcuno che invece ha provato a ostacolarlo, potrebbe essere preso diciamo coinvolto nell'inchiesta, ma quello che riguarda lo stadio della Roma invece no, anzi probabilmente si andrà, i tempi sono gli stessi, non sono cambiati, si andrà entro i 180 giorni dalla presentazione, che era la scorsa primavera, all'approvazione in regione, e quindi rimane fissato l'appuntamento per questa estate, per la posa della prima pietra, per l'estate del 2017, per il 90° e il primo calcio d'inizio. Dicevi giustamente, la palla poi passa alla regione, ci spieghi nel dettaglio di che cosa si occuperà la regione, che risposte si attendono? Allora, quando ci sono questo tipo di grandi opere, di grandi investimenti, la legge prevede giustamente che il livello regionale, è una legge regionale, quindi in realtà prima le regioni, poi per delega la regione chiede anche un parere al comune, del motivo per cui adesso se ne sta parlando al comune, prevede che si valuti se effettivamente questa opera ha un impatto, diciamo ha una pubblica utilità. Se la regione decide che l'opera ha una pubblica utilità, allora si possono fare una serie di cose in deroga, cioè si può costruire intorno, si può fare delle agevolazioni, degli scomputi, quindi far pagare di meno alcune tasse, ad esempio in cambio di costruzioni di infrastrutture, che poi l'accordo che la Roma ha fatto con il sindaco Marino, che appunto prevede la stazione della metro e varie altre cose, insomma, l'idea è, se tu metti tanti soldi per fare una cosa e noi
studiandola verifichiamo che è una cosa veramente utile per la cittadinanza, allora te la facciamo fare non solo volentieri ma anche mettendoti tutti gli strumenti, aiutandoti il più possibile, no? E mi sembra che sia proprio il caso di questo, perché insomma un investimento da 1,5 miliardi di dollari è una cosa che in Italia non se l'ha mai vista. Noi ci auguriamo che sia solo il primo di tanti investimenti che dopo questo fatto da Pallotta e dal gruppo dello stadio della Roma, tanti altri investitori vengono a dare lavoro, a far lavorare questa città, sì. Insomma, che mi sembra, Tommaso, possa essere, non dico, si parla di 3.000 posti di lavoro. Esatto. Ecco. No, fai bene a sottolineare questo lato positivo, perché poi da molti invece è visto quasi come un'insidia, no? Come qualcosa che va a rovinare la città, piuttosto che mettere in discussione la funzionalità di un quartiere che tra l'altro finora non mi sembra essere stato mai non so, valorizzato da niente e da nessuno prima, oltretutto. Questo è un piccolo parere da cittadino. È una sorta di scarica, diciamo. Esatto. In alcuni casi noi abbiamo anche fatto dei sopralluoghi. Tra l'altro, ecco, io vi dicevo proprio, sottolineiamo la serietà della società, perché vi assicuro che veramente loro hanno, ho seguito la cosa, hanno selezionato i migliori architetti, i migliori tecnici, cioè ci sono due archistar famose in tutto il mondo che hanno fatto questo progetto e in generale tutti quelli che hanno lavorato intorno allo stadio della Roma sono i migliori, ognuno del loro campo, c'è stata veramente una sorta di all star che è stata messa in piedi dalla Roma, perché ricordiamo comunque che questo è un progetto finanziato da Goldman Sachs, cioè uno dei gruppi più importanti sul pianeta, cioè, è una cosa, noi spesso non ci rendiamo conto di quello di cui stiamo parlando, cioè non stiamo parlando di fare una piscina o un parcheggio interrato, no? Stiamo parlando di un grandissimo investimento di un investitore straniero che ha voluto tutto il meglio per questa occasione, per cui insomma è una grandissima opera e soprattutto dovrà riqualificare un'area della città che aveva assolutamente bisogno che ci si occupasse di. Sì, mi sembra che questa possa essere una, non dico una nuova frontiera, però un buon modo per cercare di migliorare un po' la città di Roma, quello di agevolare un po' il privato, no? In un certo senso. Beh, assolutamente sì, considerate, io sono da poco tornato da una missione a Tel Aviv, dove abbiamo incontrato tanti giovani imprenditori. Tel Aviv è una città dove il 50% degli 52% degli abitanti ha meno di 35 anni, sono tutti giovani imprenditori, vive di questo tipo di rapporto, ha promosso un grande sviluppo, ha costruito nuove opere e si è ripulita, si è rinnovata grazie a un rapporto efficiente, pulito, trasparente, ma soprattutto con una grande selezione nella serietà con i privati. Noi stiamo iniziando, da questo punto di vista bisogna dire che il sindaco Marino, gli eventi degli ultimi giorni lo dimostrano, ha voluto rompere un po' gli schemi che imbrigliavano la città e portare questo tipo di esperienza a Roma. E uno degli esempi, per esempio, di quello che possiamo vedere è il car sharing, no? Anche lì ci sono dei privati. Noi l'abbiamo fatto, Roma l'ha fatto pubblicamente per 10 anni, quindi non è una questione di colore, l'hanno fatto tutte le punte di qualunque colore, ma non funzionava perché era un fatto pubblico e aveva una serie di costi, di dispersioni. Cioè, adesso 6 mesi fa lo abbiamo concesso a due diversi privati in concorrenza tra loro di fare lo stesso servizio, pensate, hanno fatto 20 volte, in 6 mesi hanno fatto 20 volte il numero di iscritti che aveva fatto il car sharing del Comune di Roma in 10 anni. Cioè, insomma, è un servizio che migliora la città e che mette in collaborazione dei privati che vogliono lavorare onestamente, che magari vengono anche dall'estero e quindi hanno anche una cultura diversa, con le esigenze della città. Io credo che appunto questo in grande il rapporto con lo stadio della Roma è anche questo. No, a proposito dello stadio, insomma delle opere che dovranno essere costruite, qualcuno è un po' preoccupato da tutto il resto, non tanto dalla costruzione dello stadio ma dal discorso della viabilità, ammodernamento della metro e dei tratti ferroviari, insomma. Certo. Da quel punto di vista sui tempi ci siamo o c'è più preoccupazione anche dal tuo punto di vista? No, facevano bene a preoccuparsi prima dell'incontro tra Marino e Pallotta, perché chiaramente è normale, la società aveva fatto un progetto non conoscendo le esigenze della città, era essenziale che il sindaco si incontrasse con la società proprio per questo, perché loro, chiaramente soprattutto gli architetti, immaginatevi, loro vengono da 5.000 chilometri di distanza,
non sanno bene che cosa significa mettere una cosa che sposterà 40, 50, 70 mila persone ogni settimana, certo. Ci auguriamo due volte a settimana. E quindi chiaramente quando poi c'è stato questo incontro i termini della discussione sono stati proprio quelli, cioè le garanzie che il comune voleva sulla costruzione della metro, sullo svincolo del raccordo, sulla messa in sicurezza della viabilità e quindi anche del tratto di Via del Mare che verrebbe percorso. Insomma, adesso ci sarà voi pensate questo, lo stadio su $1.5 miliardi, lo stadio sono all'incirca 300-340 milioni di dollari. Tutto il resto sono servizi, infrastrutture, sono varie cose utili che sono state chieste dal comune, altre che serviranno allo stadio, alla società, altre ancora le strutture ad esempio del nuovo campo di allenamento, e ci sono addirittura delle cose, delle implementazioni che abbiamo richiesto noi, che riguardano dei servizi non lì allo stadio ma in giro per le periferie, dei centri sportivi che servono diciamo da luogo di aggregazione positiva e di educazione in alcune zone periferiche che hanno bisogno di centri di aggregazione diversi, che non lasciano abbandonati i giovani romani che abitano lontano dal centro. La società si impegnerà anche in questo, quindi è una cosa, è un rapporto molto positivo, e insomma per questo io dico, spero che sia solamente il primo. Certo. Insomma, da come ce l'hanno raccontata e come ce la stai raccontando anche tu, mi sembra un'opera più che meritoria, al di là del fatto sportivo, anche per la crescita del comune, il comune di Roma e della città di Roma. Eppure assolutamente, questo è quello che interessa di più alla città di Roma, al di là poi che molti di noi sono romanisti più o meno fraciche. Sì, un po' come te. Eppure però, Tommaso, c'è chi un po' l'ha contestato, chi accampa motivi di natura ambientale, sull'impatto ambientale. Come ti senti di rispondere a chi questo progetto l'ha un po' osteggiato e lo sta criticando e continua a farlo? Guardate, io sono stato anche personalmente coinvolto da questioni del genere, nel senso che sono stato attaccato pubblicamente anche da esponenti del mio partito, anche tra quelli che mi avevano sostenuto al congresso, per la posizione che ho avuto, che era innanzitutto di lealtà al sindaco, ma poi di sostegno in particolare a questo accordo, a questo rapporto con la società della Roma per la costruzione dello stadio. Io continuo a dire la stessa cosa, basta incontrare la società, basta vedere i progetti, basta conoscere la serietà dei soggetti coinvolti e dei piani che sono stati messi a disposizione. Il comune in questi mesi non ha fatto altro che studiare tutte le carte, tutti i piani, per rendersi conto che è un'opera che non ci possiamo lasciare sfuggire. Cioè, ma quando mai tornerà a Roma un investitore straniero che viene da altre dinamiche e che porta $1.5 miliardi e 500 milioni di dollari e li investe con questo tipo di progetto? Non ci sono rischi ambientali, tra l'altro anche il rischio idrogeologico che era stato paventato. Io ho sentito personalmente il direttore dell'Istituto di Ricerca sui Rischi Idrogeologici, che è il professore Alberto Prestinizzi, che mi ha assicurato, perché è chiaro, quando uno fa queste cose poi deve essere sicuro di non assumersi responsabilità, cioè di non arrivare al momento in cui da dire non ci avevamo pensato. Abbiamo affrontato anche questo e ci è stato detto anche che dal punto di vista del rischio idrogeologico non c'è assolutamente nessun tipo di problema, e che in realtà probabilmente chi si oppone allo stadio lo fa legittimamente per interessi differenti, per vari motivi, e quindi cerca di accampare questo tipo di motivazioni, ma nessuna. Veramente io un progetto così serio non l'ho mai visto. Nessuno trova un buon fondamento. Ci fa molto piacere quello che ci dici. A chiudere, poi ti lasciamo al tuo sabato, anche perché insomma sei anche di cerimonia, quindi ti stiamo rompendo abbastanza le scatole. Ma sono nella fase a metà, sono appena stato a un matrimonio e adesso tra poco andrò al ricevimento, quindi come sentite c'è qualcuno che mi chiama ogni tanto, ma ci sta, è normale, ti cercano. Senti, ma poi vai, sei allo stadio oggi pomeriggio oltretutto? Ragazzi, io sono abbonato, non l'ho mai nascosto, sono abbonato in Curva Sud,
e quindi farà una corsa. Il mio caro amico che si sposa lo sa, lo capisce, lo comprende, lo avalla. Guardate, cioè è una cosa assurda, perché quest'anno io ho avuto lei di matrimoni tutti i giorni in cui la Roma giocava in casa. C'è stata Roma-Verona, i gol di Florenzi e poi quello di destra, stava un matrimonio in Liguria dove erano tutti juventini, una situazione imbarazzante. Io stavo col telefonino a cercare di aggiornare i risultati, e quando poi c'è stato il gol mi sono lasciato andare con un'esultanza che, immaginate la scena. Bene. Molto bene. Dunque, che Roma vedi in campo oggi? Poi ti salutiamo, dai, così ti lasciamo al ricevimento. Io ho visto che prima parlavate di fantacalcio, allora io per sicurezza nella mia squadra del fantacalcio Nainggolan, De Rossi e Keita. Strootman non l'avevamo messo all'asta neanche, perché stava male. Però visto che ne parlavate prima, sì, penso che non sia il caso ancora, insomma, abbiamo visto. Speravo di vedere un po', magari, ecco, non vorrei sottovalutare il Sassuolo, perché poi queste squadre fanno la partita della vita, spesso più contro la Roma che non contro la Juve. Il Sassuolo è una di quelle che abbiamo visto ci aveva provato anche a fare un favore, quindi non farei esperimenti. Vedo una Roma che spero che sia concentrata e che non pensi troppo alla partita di mercoledì. Chiaro che non possiamo aspettarci che sia così, nel senso che avranno sicuramente in molti la testa lì. Spero che, però, so che, insomma, ho visto che Garcia di solito col turnover è bravo, ogni tanto ha avuto qualche svista, ma in generale è molto bravo, e sono molto contento che Ljajic abbia cominciato a dare retta a quello che dice, perché il suo problema era quello poi, no? Che non si muoveva con la squadra, casualmente, per la squadra, non faceva, sì, non seguiva i dettami di Garcia, e poi noi sappiamo che lui è una cosa che lo fa andare veramente tutte le furie, quello di vedere giocatori che non stanno, che non giocano nel piano. Per cui, insomma, io mi auguro, vedo una Roma cattiva e concentrata, e, diciamo, in stile Nainggolan. Bene. Che è un santo, è veramente un santo, dobbiamo fargli una strada, una cosa incredibile, ragazzi. Questo mettilo sul tuo taccuino, insomma, quando avete un nuovo vicoletto da fare, esatto, da segnare. Prima ci abbiamo da occuparci del capitano. Esatto. No? Là si parla di opere pubbliche, per le statue, le piazze, cose importantissime. Esattamente. Di vicoletti. Bene, Tommaso, noi ti ringraziamo tanto e ti lasciamo al tuo sabato. È stato un piacere averti con noi. Per tutto il resto, in bocca al lupo per tutto e buon lavoro. Grazie, io vi ascolto tanto. Molto bene, rimani con noi. Grazie mille a Tommaso Giuntella, presidente del PD Roma.